Perché? Non ha senso, non capisco. Benvenuti in Kiwi! Oh, e benvenuti, benvenuti ragazzi, benvenuti nella ottava reaction, ragazzi, dello zappatore e la zappatrice. Cioè sarebbe il contadino cerca moglie. Oh, siamo addirittura d'arrivo, ragazzi. Sta quasi per finire. Ancora non so quante puntate mancano. Credo che forse ne manca una sola, forse. E quindi iniziamo con la nuovissima reaction dello Zappatore e la Zappatrice. Ma prima di iniziare, ragazzi, vorrei ricordarvi una cosa importantissima: di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like al video, commentare e condividere. Ragazzi, forza, per una volta facciamolo tutti quanti. Va bene, ragazzi. E poi, se volete venirmi a trovare anche su Instagram e TikTok, potete trovarmi con Instagram con Kiwir e trattino basso, TikTok Flower Cosplay, dove pubblico tutti i santi giorni video trash in cosplay, perché video trash sono su TikTok in cosplay. Ok, ragazzi, quindi ci vediamo anche su Instagram e TikTok. Quindi, ragazzi, senza perderci troppo in chiacchiere, iniziamo subitissimo questa ottava reaction dello Zappatore e la Zappatrice, cioè sarebbe il contadino cerca moglie. Oh, iniziamo! Per Marco, questo è l'ultimo giorno. Entro sera dovrà infatti comunicare alle ragazze chi ha conquistato il suo cuore. Ah, quindi iniziamo subitissimo, cioè proprio così, badabom proprio, proprio con sta notiziona. Chi è la scelta? Chi è quella che sceglierà? Ragazzi, io ci sono, volevo darvi un bacio. Stai andando via? Sì, raga, vado. In bocca al lupo per tutto. Ciao Sara, ciao carissima. Eh sì, perché l'altra volta l'abbiamo vista che andava via perché è stata eliminata. Come sto? Riuscirò a vendere tanti formaggi? Vediamo adesso la tua strategia se. Accatatavillo, accatatavillo. Dai, oggi vendiamo pure i formaggi. Allora, popolo, buongiorno a tutti. Prego, prego, avvicinatevi. Abbiamo un sacco di formaggi stagionati, freschi. Tutto è cosa, stagionate, avvicinatevi, forza, 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 avvicinatevi, comprate! Ma il burro nostro l'ha mai provato? Questo è bello anche dare. Ha aggiunto pure un burro. Buongiorno, signora bella! Fatevi avanti, non abbiate vergogna! Chi vuole assaggiare un po' di formaggi? Oh, fermatela, oh, questa sta proprio a pressione oggi. È brava, oggi sta proprio bella carica, sta, brava! Le porto nel paese che io amo, a Monte Sant'Angelo, per me è una cosa importantissima. Se vanno a fa scampagnata al paesello. No, questo veramente non me l'aspettavo. E come si fa sempre, si porta la serenata alle ragazze. Non lo so perché, cioè, mi sono uscita. C'è una cosa che si è persa, no? Il fatto che il ragazzo così voglia stupire. Ah, ma si sto commuovendo. Cucciola, cucciola, Valentina, cucciola, si è commossa. Ora devi scegliere. Fai la scelta giusta. Io avrei piacere che restasse qua. Chi? Dai, chi? Gabriella e Michela. A me, ma parla strunza! No, ma che cavolo stai facendo, madonna? Ma che stai a fa? Ma cavolo, oh, insiste con Gabriella, non te se fila! Io che ti devo dire, Natascia, io ci ho provato, ce l'ho messa tutta, cioè. Non sono d'accordo. Cioè, con me proprio no. Zero. Infatti, no, non siamo proprio, è proprio toppato stavolta, Lore. Lore, stavolta è proprio toppato, guarda, a me pareva quella più interessata. Mi spiace, però tra me e lei non c'è stato. E niente, ti auguro poi di fare la scelta giusta. Infatti, speriamo che prima o poi farà la scelta giusta. A sto punto io
punto tutto su Michela a sto punto. A sto punto io punto tutto su Michela, dai, speriamo che almeno se ne accorga. Si vede che non era destino e non è lui la mia persona. Ma sì, infatti, hai ragione, brava Natasha, non era quello per te, te troverai un altro contadino, te troverai. Spero di non trovare Sara arrabbiata, no? Vabbè, di certo non t'accoglie con un abbraccio. Eh beh, vorrebbe vedere, però sta bella rilassata, sta così. Buongiorno. Buongiorno. Bello sorridente. Buongiorno. Come stai? Buongiorno, 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 buongiorno. Come va? Come va? Bene, bene, bene. Comunque va, adesso è un'esperienza molto forte. Sì. È stata una cosa molto strana, diversa, che secondo me abbiamo affrontato in maniera bella. Sì, alla dai, fine. Siamo state toste. Dai, stanno a fa comunella, stanno a vedere, stanno a tirare le ultime somme, stanno a tirare, eh. Io sono stato bene, mi sono perso la testa. Addirittura, che cosa l'ha fatto perdere la testa? Questo è molto interessante. Questo sta iniziando a partire subito, va. Che cosa hai visto di diverso dalle altre, per esempio? Mi è piaciuta una cifra al tuo carattere. Ma sei impazzito? Fantastico questo posto. Quando ci sposiamo veniamo qua a fare le foto. Questo è già partito per la tangenziale. Fermalo. Questo è l'ultimo giorno, ragazzi. Siamo arrivati. La resa dei conti. Oggi è l'ultimo giorno. Com'è stata questa avventura? Benissimo, Marco. Te l'aspettavi? Non così emozionante. Stanno ancora a vedere chi è che... Fai valigie, stai una fama, quindi mo come funziona? Della campagna mi mancherà veder crescere qualcosa che hai piantato tu. Non avevamo voglia di andarcene. Oh, cuccio, la porra, non se ne voleva andare. Mi mancherà tutto. Mi mancherà il fatto che Marco è super premuroso, gentile, affettuoso. Vedrai che chissà cosa succederà. Cioè, è spigoloso perché non si è fatto conoscere subito, ci è voluto un bel po'. Ma fondamentalmente è una persona molto dolce. Pure questa qua gli piace a Marco. Ed ecco qua la sorpresa, ti dicevo. È una sorpresa. Giro in barca, no, a vela. No, vabbè. Ah, mo se vanno a fare giretto sulla barca, se vanno a fa. Oh, attento al mar de mare. È appena realizzato uno dei miei sogni. Che piacere, ti piace. Grazie. Rino. Grazie. Mi trovo proprio a mio agio. In ogni senso. Si trova a suo agio, si trova a suo agio. Sua barca, sul panorama, sul coso. Attenzione al mar de mare. A me questa persona mi fa stare proprio bene. Signora, i limoni, signora! E dai, e dei limoni! E va in terza battuta Sara con 3 limoni di seguito col contadino. Brava Sara, brava. Dai. Tina comunque mi piace la sua dolcezza. Poi c'è Sara, comunque è una ragazza che mentalmente mi capisce tantissimo. Con lei però in realtà ho dei blocchi. Come, scusa? Come? Ho dei blocchi. In che senso? No, aspetta. Fammi capire un attimo. Con Sara c'è andato la notte insieme, che ancora non si sa che cosa è successo. Vabbè, c'è andata la notte insieme. Mo ci ha finito le pomici la terza volta. Da terza volta ci ha fatto un bel limone di quelli belli così proprio. E cioè, ha un blocco, e che voi fate più? Cioè, se questo è essere bloccati, porca miseria, e allora c'è un problema, bloccato. Comunque ragazzi, ho deciso che stasera vi lascio sole e vado a dormire in hotel, così rifletto, penso... Ecco bravo, vai a dormire in hotel e pensa, bra. Ok,
più forte di me, che ne so, mettergli una mano in una gamba. Mettergli la mano in una gamba, scosciate il giro a moto. Il pomeriggio organizzato di tutti gli enti televisivi nazionali con migliaia di telecamere. In quel momento ci baceremo. Eccone un altro che è partito pa' tangente, è partito. Oh, karma te, bola basso, karma te. Allora, Marco, se vuoi incontrare Jessica, Jessica è in piazza. Oh, Jessica è in piazza, quindi lui andrà a trovare ste ragazze, chi sceglierà? Ah. Se vuoi incontrare Serena, Serena è alla vecchia stazione di San Lazzaro. Allora, quindi mo fammi capire, lui deve andare o là per scegliere una delle due, ho capito. Devo ricordarti che potrebbe anche non esserci questa persona. Mi dispiacerebbe. Non avrebbe senso che la ragazza non c'è, cioè, se sta andata lì per lui. Devo dire il nome? No! Vado? Vai! Io vado subito. Vai subito. No, che nome? Stava rovinando la sorpresa. Chi sceglierà? Vado, viva la mia vita. Oh, sta arrivando alla scelta finale. Chi sceglierà? Ah, quindi ha scelto Serena, è andata alla stazione, ha scelto Serena. Ora la deve trovare, che magari forse l'hanno nascosta da qualche parte, allora la deve trovare. No, non l'ha trovata, ha trovato solo un bigliettino, ma non ha senso sta cosa, perché? Cioè, perché? Ciao Marco, se stai leggendo questa lettera è perché hai scelto me. So che questo non è il finale che speravi, ma tra noi c'è sempre stata onestà. Perché te ne sei andata? Ti sei comportato come un vero principe. Spero di rimanerti nel cuore, perché tu nel mio ci sei. Ti voglio bene, Serena. No Maria, io esco. Allora, sta cosa non mi è chiara. Cioè, Serena è andata là per conoscere lui. Finora, ha detto che comunque è stato dolce, bravo, tutto cose. Perché se n'è andata? Perché? Non ha senso, non capisco. Serena carissima, se stai guardando questo video, ok, faccio un appello a Serena, se stai guardando questo video, sei pregata di rispondere qua sotto perché te ne sei andata, cioè non ha senso questa cosa. E noi spettatori abbiamo diritto di sapere perché. Perché una, oggi solo una domanda è, per tante situazioni, perché? Perché? Questo è un grande perché. Quindi Serena, a te, se stai guardando sto video, rispondi qua sotto perché te ne sei andata. Cioè, per noi non ha senso minimamente. Ah, impossibile capire le donne. Impossibile. Sono amareggiato. E lo siamo anche noi. Questo è la fine di un capitolo della tua vita. Bellissimo capitolo, grazie. Da domani Marco si alza, sì, e comincia a scrivere il prossimo capitolo. Oh, e comincia un'altra storia, un'altra cosa così. Bravo Marco, dai. Purtroppo per Marco l'avventura del contadino non si è conclusa bene. Ne è uscito comunque come un uomo nuovo ed è riuscito a darsi delle risposte che non aveva mai trovato dentro di sé. Oh, è finita pure questa ultimissima puntata dello Zappatore e la Zappatrice. Oh, finalmente. Cioè, finalmente, oddio. È finita, abbiamo visto tante cose che sono successe, cose che non, secondo me non ha senso. Però vabbè. E quindi, aspettando la risposta di Serena, sperando che ci risponda e ci dia una delucidazione a tutti quanti, io vi saluto ragazzi e ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like, commentare, condividere, e poi se ve va
mi venite a trovare anche su Instagram e su TikTok come kiwi/basso e TikTok flower cosplay. Quindi ragazzi, oggi dopo questa bellissima puntata all'insegna di un'unica sola parola, perché tra quello che è confuso, che è bloccato, anche se fa epomiciate dei 3 chilometri, tra quell'altro che rimane così, che rimane, e quell'altro che fa scelta proprio toppato proprio, oggi è proprio una bella giornata, proprio bella così, però bella incasinata. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata dello Zappatore e la Zappatrice, cioè sarebbe il contadino cerca moglie!